Calciomercato Juventus, Allegri a metà, concorrenza dall'Arabia. La Juventus si divide tra prime uscite in campo e calciomercato, con colpi per il presente e per il futuro. La formazione di Allegri attende per completare la propria rosa, ma la concorrenza dell'Arabia è un aspetto da non sottovalutare. Nella notte si è giocata la prima amichevole della Juventus 2023/24. La formazione di Massimiliano Allegri ha affrontato il Milan, pareggiando 2-2 e spuntandola ai calci di rigore grazie a Pinsoglio e alla rete decisiva di Sulé. Un successo che fa morale e che bissa le frenetiche giornate di calciomercato per la Juventus. Mentre si accelera verso Monza per assicurarsi Carlos Augusto, infatti, è in chiusura l'affare Facundo González. Il difensore arriverà dal Valencia B con il premio di miglior interprete del ruolo nell'ultimo mondiale U20 come biglietto da visita, complicando in positivo la vita ad Allegri, che risulterà decisivo per il suo impiego nelle rotazioni o per un'immediata cessione in prestito. Sorride, dunque, la Juventus, anche se non totalmente. Colpa dell'Arabia, pronta a soffiare uno storico obiettivo di calciomercato ai bianconeri. Secondo calciomercato.com, l'interesse per Zaniolo da parte dell'Arabia non è mai stato sopito del tutto. Anzi, sul sempre meno probabile innesto della Juventus non molla la presa la Lilal, che in caso di offerta ufficiale interromperebbe la telenovela tra il calciatore e i bianconeri, fornendo anche un assist alla Roma. Infatti, per contratto i giallorossi detengono il 20% sulla futura rivendita di Zaniolo da parte del Galatasaray e vien da sé che, in caso di conferma della clausola di 35 milioni, l'approdo di Nicolò in Arabia ne porterebbe 4 nelle casse della Roma. E il calciomercato della Juventus, a questo punto? La squadra di Allegri ne risentirebbe di riflesso, ma in maniera quasi marginale. Di certo un obiettivo sparirebbe dalla lista di Giuntoli, ma paradossalmente tale perdita rafforzerebbe la permanenza di Chiesa, visti i tempi sempre più stringenti verso l'inizio della nuova stagione. Inoltre, la Juventus di Allegri ha già dimostrato di poter arrivare con i giovani dove il calciomercato tentenna, in tal senso occhio ad Yildiz, fantasista classe 2005 che ha impressionato lo staff bianconero e potrebbe essere integrato subito in prima squadra. Prosegue così il lavoro in entrata di Cristiano Giuntoli.